Ciao ragazze, allora questo è un video un po' particolare in quanto è un haul, però è un haul con sorpresa perché cioè, aspettiamo un bambino, quindi diciamo sembra una bambina, ma anche se sono quasi al settimo mese sta sempre con le gambe chiuse e non si capisce bene, comunque dovrebbe essere una femminuccia. E abbiamo preso un pochino di cose, visto che ovviamente non avevamo niente, e volevo farvi vedere cosa abbiamo preso anche con l'inizio dei saldi, quindi alcune cose sono scontate, non so se ancora le troverete nei negozi. E sono delle cosine di H&M, qualcosa di Chiabi, di un altro negozio di Nike e anche di un altro negozietto che abbiamo trovato all'outlet a Castel Romano, qui a Roma. E niente, iniziamo, vi faccio vedere subito qualcosina. Qui nello sfondo noterete questo è il lettino di Ikea che monteremo sotto nel piano sotto che abbiamo a casa. E invece questo è un altro lettino, questo qui, che ci hanno regalato e che rimarrà qui nella cameretta. Ancora la cameretta da sistemare, poi piano piano magari ve la farò vedere. Allora, inizio subito a farvi vedere questo giacchettino che abbiamo preso dalla Nike. È grande perché è 9-12 mesi, però ci piaceva e l'abbiamo preso. Allora, praticamente è così. Il davanti è semplicissimo così. Tutto nero con la scritta Nike qui. Il dietro invece è fatto in questo modo. Sembrerebbe un po' più da maschietto, ma al papà è piaciuto tanto, quindi abbiamo deciso di prenderlo. Anche perché veniva, prezzo outlet era 20 euro e noi abbiamo pagato 50% in cassa, quindi abbiamo preso a 10 euro. Poi, sempre da Nike. Ancora non sapevamo il sesso in via orientativa, visto che ancora non si sa bene benissimo. E abbiamo preso una tutina blu. Diciamo che blu si può mettere anche alle femminucce, mentre rosa al maschio è un po' più. Cioè, sia rosa che blu, ne l'abbiamo presa così. Questo è il giacchetto con le taschine qui davanti. La scritta Nike colorata. Con la lampo, la zip. Questo è 3-6 mesi. E poi abbiamo preso il pantalone sotto, che è un blu più scuro. Semplicissimo, anche questo con il baffo della Nike qui a sinistra. E sotto hanno l'elastico. Questo l'abbiamo pagato 12,50 euro questa tuta. Questo Adidas invece abbiamo trovato un'offerta, una tutina stupenda, che anche questa è grande perché è. Ah no, questa è piccola. No, questa è piccolina, l'abbiamo trovata piccolina. 0-3 mesi e l'abbiamo presa. È questo giacchettino così, tutto fiorato, vedete, sull'azzurro, rosso, bellissimo. Dietro è fatto in questo modo, col simbolo dell'Adidas. E il pantalone è uguale, fatto così, con la scritta Adidas qui sulla gamba. Questi non hanno l'elastico sotto, sono più morbidi. E questa tutina, invece che. Ah, il prezzo non c'è. Sì, invece che 54, l'abbiamo pagata 37,80. Poi passiamo a H&M. Allora, da H&M abbiamo preso a 5 euro questi due body che vendevano insieme.
Allora, uno è così, bianco con le stelline nere, a manica lunga di cotone, perché io partorirò a fine novembre. Quindi credo che sotto, invece che le magliette, perché il body a mezza manica, utilizzerò queste a maniche lunghe, perché qui da noi fa, d'inverno fa molto freddo. Quindi questo qui che ha i bottoncini laterali e abbiamo preso 2,52 centimetri. No, questo è 62 centimetri, abbiamo preso un po' più grande, quindi 2-4 mesi. E insieme a questo c'era questo qui tutto nero, anche questo a manica lunga di cotone con i bottoncini laterali. E tutti e due abbiamo pagati, quindi la coppia, 5 euro. Poi, sempre venduti insieme, quindi a coppia, abbiamo preso questo, che è un pochino più pesante, sempre a maniche lunghe, grigio, con questi alberelli. E questo abbiamo preso 56 centimetri, quindi la misura è 1-2 mesi. Venduto insieme quest'altro, sempre grigio più scuro, con le stelle più grandi, nere, sempre con i bottoncini laterali come fa H&M, è fatto così. E questi li abbiamo pagati invece che 5, mi pare 7 euro. Poi, sempre da H&M, abbiamo preso un set che era venduto in una bustina di 6 body con gli animaletti. E abbiamo preso 1-2 mesi. E sono uno fatto così, con i gattini. Tutto bianco, eh? Sono tutti bianchi, cambiano solo i disegni. Poi uno fatto così con l'elefantino. In questo modo con le scimmiette. Poi ce n'è uno tutto bianco. Con il coccodrillo e infine con le zebre. Questi erano 6, li abbiamo pagati in tutto 10 euro. Abbiamo preso altri due body venduti insieme, quindi in coppia, uno questo. Tutto grigio con le righette bianche, con scritto Ops qui nella nuvoletta. Questo è sempre 56 centimetri, quindi 1-2 mesi. E poi, venduto insieme, c'era questo con le righette azzurre e grigie. Anche questi, la coppia, l'abbiamo pagata 7 euro. Poi abbiamo preso semplicemente una coppia di questi tutti bianchi, perché questi servono sempre, col fatto che vi ho detto comunque li voglio mettere sotto. Ecco, tutti bianchi, questo e non un altro uguale, sempre 7 euro. E anche questo in 1-2 mesi. Sempre da H&M, ho visto questa e mi piaceva tantissimo e ho deciso di prenderla anche se è grande, perché 2-4 mesi, però essendo pesante magari gliela metti con qualcosa sotto. È questa tutina che ha tutta la zip che arriva fino alla gamba, è grigia con le stelle bianche, ha qua il particolare della lampo giallo e qua è giallo. E poi dentro invece è dentro al cappuccio, è tutta rigata così, di grigio e bianco.
Questo è molto bello, è un pochino più pesante rispetto al codone dei Boti e abbiamo pagato solo 7 euro. Ancora da Kem abbiamo preso una tutina che è molto molto carina. Questo è il sopra, è azzurra, quello quasi verde Tiffany, diciamo. Ha quelle il numero 09, ha la zip, nel cappuccetto ha le stelline bianche con lo sfondo grigio. È 2-4 mesi e il pantalone richiama lo sfondo del cappuccio perché è grigio con le stelline bianche e sotto ha così l'elastico. E questa l'abbiamo pagata 10 euro. Questa è felpata. Vedete l'interno? In felpa. Poi, ancora da Cam abbiamo preso un completino, quindi con il body, fatto così con un gattino, un vestito zebrato, a manica lunga di cotone, bianco, 56 cm, quindi 1-2 mesi, e sotto è questo, che richiama appunto lo zebrato del vestito del gattino e sono dei pantaloni carinissimi. E insieme a questo, venduto insieme, c'erano anche, no, non è vero, scusate, questo era venduto insieme e a parte poi abbiamo trovato i calzini da abbinarci, questi qui, o se no, questi qui, che sono proprio del gattino dello sfondo del body. Allora, quindi questo completo così abbiamo pagato 5 euro, tutto il completo. Mentre i calzini a coppia, quindi questi e questi, li abbiamo pagati 1 euro. Poi abbiamo preso un set di tre bavaglini, che sono così, con la clip, col bottoncino, uno, due e il terzo che vuole al primo, e li abbiamo pagati 1 euro. Poi abbiamo preso ancora da H&M un altro completino, uguale a quello di prima. Ah! Scusate, mi ero dimenticata di dirvi, con il completino di prima c'era anche il cappellino. Ecco. Quindi beh, pensate, 5 euro e 3 pezzi abbiamo preso. Sempre il completino uguale a quello di prima, abbiamo preso così con il cagnolino. Anche questo dovrebbe essere 56 ogni 1-2 mesi. Il sotto è fatto così. Con i cagnolini e poi anche questo al suo cappellino e anche questo 5 euro. Da abbinare a quello abbiamo trovato i calzini uguali venduti in coppia insieme a questi e venivano anche questi 1 euro. Poi su AliExpress ho preso questi due paia di calzini fatti a Converse. Uno così grigio, sembrano scarpe ma sono calzini, e uno invece è così uguale ma bianco.
Questi li ho pagati 2 paia, 2,20 euro, una cosa del genere.